Allora, io vi volevo dare inizio a questo seminario che all'interno della Casa della Progettazione dell'Accademia di Progettazione Sociale Maurizio Maggiore abbiamo organizzato con Antonio Finazzi, che come sottoscritto oggi ha il doppio cappello. Lui è il presidente dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali, io sono un consigliere del nazionale, lui è un membro del comitato di indirizzo di Accademia e io sono il presidente dell'Accademia. Io ringrazio tutti, sia le persone che sono qui presenti, sia i 20 progettisti che sono collegati in streaming da tutta Italia, perché per noi questo è un importante appuntamento che dà il via a quelli che noi chiamiamo i momenti di confronto sulla progettazione sociale, su temi che sono anche un po' più tecnici, non solo il percorso di Accademia, che è una realtà per chi non la conoscesse, che aiuta i ragazzi a entrare, a scoprire la progettazione sociale, ma anche dei momenti un po' più di analisi anche tecnica di confronto con professionisti del settore che ci possano dare a tutti qualche, non solo nozione, ma anche qualche trucco del mestiere. Quindi abbiamo, quando Antonio ci ha ospitato, cioè ci ha chiesto di poter fare questo tipo di seminario, accettato ben volentieri, perché era un'occasione per portare anche l'associazione, diciamo, a Torino, perché Abis ha sede formale a Roma. Solo due parole per dire dove siamo. Noi siamo partner della rete Rinascimenti Sociali, qui è l'acceleratore dell'impresa sociale, Social Fair, il centro di innovazione sociale anche come casa dell'accompagnamento di quelle che possono essere start-up di impatto sociale, quindi questo per noi è un pezzo di percorso che Accademia sta facendo anche per legare quella che è la progettazione sociale in senso classico a tutto il tema dell'innovazione, a tutto il tema anche dell'impatto sociale, a tutto il tema anche delle start-up. Quindi ci sembrava anche un luogo dove poter giustamente ospitare, ed è questa anche la casa di tutto il modello che noi chiamiamo casa della progettazione sociale, che è proprio un modello di confronto su questi temi. Io vi lascio, vi ringrazio, lascio poi la parola ad Antonio. Solo una comunicazione di servizio: se c'è qualcuno che oppure non prevede foto, o se possiamo fare le foto, siete tutti d'accordo per i social, oppure c'è qualcuno che dà fastidio, ce lo dica, solo per evitare ovviamente misunderstanding o comunque correttamente. Per cui, se possiamo, noi documenteremo anche con delle fotografie, se però avete problemi, invece così non lo facciamo. Grazie mille, sarà un seminario che chiuderà intorno alle 20:30, e quindi molto ricco, e quindi abbiamo la possibilità di approfondire tutti questi temi. Grazie Antonio e ti lascio. Grazie a te Federico, e io sono tenuto come Federico a tenere il microfono a beneficio di chi è collegato in remoto, che a noi non occorrerebbe. Anzitutto grazie di cuore per l'ospitalità, mi fa piacere essere ospitato in un contesto che mi sembra molto il carattere del cantiere, cioè del luogo in cui si sviluppano competenze nuove, capacità da immettere nel disegno del lavoro sociale, nel disegno dell'intervento sociale. Quindi mi sembra di stare tutto sommato al posto giusto. Sono contento nella doppia veste che condivido con Federico, di essere qui come ospite dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali, e anche un contributo al lavoro egregio che mi sembra l'Accademia stia facendo in questo contesto di Torino. Inizio con due brevissime istruzioni per l'uso, proprio tecniche, su come gestiamo questa oretta e mezza di chiacchierata. Ovviamente abbiamo l'esigenza di combinare le aspettative, le istanze di chi è connesso in remoto e le nostre qui presenti in aula. Proporrei di fare così, proporrei una tre quarti d'ora sostanzialmente di mia relazione, guidata da slide perché aiuta un pochettino chi è collegato in remoto, sui punti di riflessione che vorrei condividere. Non vi aspettate di uscire da questo momento formativo avendo perfezionato le capacità di scrivere un progetto, perché
in realtà l'arte, il mestiere di scrivere, per meglio dire, è frutto di un lungo laboratorio. Quello che vorrei fare con voi oggi è, lo anticipo, fare un po' una passeggiata semiotica in questa singolare famiglia di testi che sono i nostri progetti, ma cerchiamo di individuare dei criteri, dei macro criteri. Quindi un tre quarti d'ora di riflessione, di relazione che vi farò, e poi ci diamo viceversa un tempo di interazione a cui potete partecipare voi, naturalmente siete facilitati, basta che prendiate parola, e per chi viceversa è connesso in remoto, la modalità che suggerirei è di utilizzare uno strumentino che dovreste vedere nel vostro pannello di controllo. C'è uno strumento unico a icona con una mano. È sufficiente che l'alziate, io poi controllerò, vedrò che volete intervenire, e a quel punto potrete fare due cose: o via chat scrivete la domanda, oppure vi do la parola, il computer un minimo di audio lo ha, e cerchiamo di socializzare anche la vostra richiesta e di dare una risposta d'aula come se foste qui. Va bene, allora, il titolo di questo breve intervento, scrivere un progetto, l'abbiamo pensato così, nel tempo si è evoluto, oggi ci piacerebbe molto di più ridefinire anche il titolo, e intitolarlo il mestiere di scrivere. L'arte ci sembra un po' troppo esponente, un po' troppo ambizioso come titolo. Il mestiere di scrivere forse è il tipo di attitudine, di prestazione professionale che più spesso ci è chiesto di esprimere. Il fatto che come associazione italiana progettisti sociali ci occupiamo di quell'aspetto veramente artigianale, quasi da cantiere, di come si stendono i nostri documenti di progetto, ha qualcosa di concessorio, mi spiego meglio. Io credo che anche con Accademia, anche con Federico, condividiamo un sostanziale sospetto su un approccio riduzionistico che c'è nella progettazione sociale. Probabilmente sapete che nella comprensione media, nell'accezione media, la progettazione sociale e il progettista sociale sono intesi l'una con una funzione di produzione documentale e l'altra con uno scrittore di progetto, uno zelante artigiano della stesura di documenti progettuali, che hanno un unico vero scopo: convincere il nostro finanziatore a mettere il suo contributo, e la gestione se ne sta da un'altra parte. Questo fa sì che la progettazione sociale sia largamente confusa e sovrapposta a delle pratiche essenzialmente di fundraising, dignitosissime e indispensabili, che però non sono né coestensive né del tutto sovrapponibili alle competenze della progettazione sociale. Ma ci rendiamo perfettamente conto che la progettazione sociale è un evento di rete relazionale che coinvolge soggetti diversi e luoghi di decisioni diverse, e che il nodo intorno a cui si aggregano decisioni, intenzioni, istanze diverse è spesso il nostro documento di progetto. Ci rendiamo perfettamente conto che nella qualità di un buon documento di progetto, che non è un documento marketing, un documento che disegna uno scenario di intervento, dando le dimensioni informative di come questo intervento sarà realizzato, ecco, ci rendiamo conto che è un momento importante se non decisivo, e quindi richiede riflessione. Per darvi un po' un frame generale, come Associazione Italiana Progettisti Sociali stiamo facendo un lavoro di analisi e scomposizione delle competenze che caratterizzano, delle competenze veramente quadro, si potrebbe scomporre fino a un dettaglio finissimo, noi ci siamo tenuti su un livello medio. Ecco, le competenze comuni, dei processi comuni della progettazione sociale sono a nostro avviso 29, a nostro avviso, cioè sulla base di un'analisi e di una rilevazione che abbiamo fatto con i nostri soci e con altri portatori di interesse. Queste 29 competenze rientrano in processi. Bene, la scrittura del progetto è uno dei 6 processi della progettazione. Ma se voi vi fate una rapida scorribanda sul tipo di proposta, anche formativa, vi accorgerete che tendenzialmente la scrittura di progetto, cioè saper applicare un formulario, saper rispondere a un bando, è intesa come l'unica. Ora, c'è qualcosa di fuorviante, ma c'è anche qualcosa di vero. C'è qualcosa di fuorviante nel senso che, naturalmente, l'arte della progettazione, il mestiere della progettazione sociale è un mestiere di disegno di mondi possibili che poi vanno realizzati. Ma c'è anche qualcosa di vero, cioè è il
testo del progetto il luogo qui oggettivo, rendo intersoggettivo un mio proposito, una mia intenzione di cambiamento, un mio modello di intervento, e se io non intersoggettivo quello che voglio fare e non lo faccio in modo più adeguato, avrò naturalmente difficoltà ad aggregare altre intenzioni, altri attori sociali. Il nostro finanziatore, pubblico o privato, è un attore sociale per nostro, che deve identificarsi, riconoscere nella proposta di intervento che io faccio un valore condiviso. Per questo tipo di processo, che è un processo, capite, relazionale, il documento di progetto è un luogo in cui si addensano molti elementi. Bene, questo era soltanto un brevissimo preambolo, un cappello introduttivo. E quindi oggi ci occupiamo di testo e testualità. E facciamo un po' una scorribanda, un po' una passeggiata semiotica. Cosa intendo dire? Ci toccherà un po' scomodare dei repertori e dei concetti teorici che non sono proprio del lavoro sociale, sono più appunto della semiotica e della pragmatica linguistica. Cioè, si tratterà di ragionare un po' insieme, di riflettere su quali sono le caratteristiche fondamentali di un testo e come si riesce a produrre un testo ben formato. Io vi propongo di partire da un punto un pochino antecedente, cioè cominciamo a cogliere i vincoli che da italiani, quali noi siamo, un po' ci si pongono di fronte. Va? È bloccato, aspetta, vediamo un pochettino se riesco a farlo andare avanti. Facciamo così. Che cos'è che può metterci in difficoltà quando sviluppiamo un testo di progetto? Noi quando giochiamo in te, quando giochiamo il nostro testo, in fondo giochiamo un'aspettativa, e cioè il mondo come noi lo vediamo ugualmente lo vede, allora rappresenti anche colui che legge il nostro testo. Questa è la scommessa testuale che fondamentalmente noi facciamo. Cosa può ostacolare questo felice incontro? Divisioni del mondo che non servono prima, e distanze, neanche di interessi diversi. Per meglio dire, noi non cambieremo il punto di vista di soggetti tra noi molto diversi, ma dobbiamo interrogarci fino in fondo su quali sono le competenze e strategie più giuste che noi possiamo dispiegare nel fare il nostro lavoro, nell'allestire un testo. Io partirei da un dato molto materiale. C'è un fatto, ed è un fatto che si chiama fatto linguistico. Il fatto linguistico, cioè utilizzare per scambiarci sensi e significati un codice veicolare che si chiama lingua, che si chiamano linguaggi storico-naturali, pone una serie di problemi. Ne pone di tutti i particolari l'italiano, è la lingua che noi tutti i giorni parliamo, e i codici lingua che sono stratificati in italiano. Che cavolo di lingua parliamo noi? Noi parliamo una lingua densissima di incrostazioni letterarie. Avanti. Non voglio fare come dire, un'escursione di storia della lingua, ma soltanto un flash. Come si forma l'italiano? L'italiano si forma sostanzialmente nel tardo medioevo, tra 1000 e 1400, ed è un evento essenzialmente letterario. L'italiano che oggi noi parliamo nasce dalle parlate dialettali, dal volgare tosco-umbro, diciamo padre Dante, ma non solo Dante, Embo e tutta la storia della lingua, è un momento di codifica essenzialmente letteraria. Voi sapete che la lingua colta, la lingua veicolare delle classi dirigenti nel Medioevo era il latino fondamentalmente. Nel Medioevo e poi nel Rinascimento avviene uno spostamento fondamentale. La lingua veicolare delle classi dirigenti, delle classi colte, diventa l'italiano, l'italiano codificato su un piano letterario, che non ha nulla a che fare con le parlate dialettali. Cioè, le lingue veicolari delle masse, fondamentalmente, non sono l'italiano letterario. L'italiano letterario resta appannaggio di una ridottissima nicchia elite di persone istruite. Questa situazione procede sostanzialmente invariata fino all'Ottocento.
finché non inizia una storia anche, anche unitaria e non inizia l'avventura dell'istruzione pubblica. Cosa succede con l'istruzione pubblica? Succede che la lingua veicolare letteraria diventa viceversa la lingua proposta all'istruzione delle masse intere, che devono fare uno sforzo enorme, passare dalle proprie parlate dialettali a un codice che gli è completamente estraneo. Questa storia della lingua così particolare, che non è la storia delle lingue, per esempio dell'inglese o dello stesso, in parte il francese come noi, lo spagnolo no, il tedesco neppure, fa sì che ci sia una frattura forte tra una banalità tra la lingua che tutti i giorni parliamo e la lingua ipercodificata, stilisticamente ipercodificata, che ci è stata in qualche modo insegnata a scuola. Fino a qualche tempo fa, fino a più di 15 anni fa, i nostri programmi ministeriali declinavano questo tipo di obiettivo educativo. Il fanciullo, non il bambino, il fanciullo, apprenderà dapprima a comporre elaborati semplici e chiari e quindi man mano che progredirà nell'istruzione dei più complessi. Cioè vale dire che il progresso intellettuale del fanciullo, dello scolaro, dell'alunno sarà passare dalla capacità di esprimersi in modo chiaro e comprensibile a un modo sempre meno chiaro, sempre meno comprensibile e sempre più oscuro. Questo tipo di esperienza è profondamente gettata e condiziona il modo in cui noi scriviamo. Quando scriviamo, inevitabilmente tendiamo, soprattutto nei processi formali, soprattutto quando scriviamo a soggetti che non conosciamo, quindi a istituzioni, a pubblici, a fondazioni, a emulare un codice lingua che è il linguaggio di alcune classi dirigenti, e cioè in particolare il linguaggio delle classi burocratico-amministrative. Utilizziamo un linguaggio burocratico-amministrativo, che non necessariamente è il tipo di codice lingua che più ci aiuta a rendere chiaro quello che vogliamo dire. Voglio prendermi il lusso di leggere con voi un testo che è un gioiello, ed è veramente molto illuminato, anzi ne leggo due, uno un po' più lungo e uno più breve. Uno è di Italo Calvino. Non so se avete mai sentito o l'avete mai letto. È un articolo che pubblicò sul Giorno e che suona così. Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo. Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata. Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione. Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara ad essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante. Ogni giorno, soprattutto da 100 anni a questa parte, per un processo ormai automatico, in larga parte guidato dalla vicenda, anche nobile, dell'istruzione pubblica, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono, parlano, pensano nell'antilingua. Caratteristica principale dell'antilingua è quella che definirei il terrore semantico, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato, come se fiasco, stufa, carbone fossero parole oscene, come se andare, trovare, sapere indicassero azioni turpi. Nell'antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per se stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente. Chi parla l'antilingua, conclude Calvino,
Ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla. Credi di dover sottintendere. Io parlo di queste cose, per caso, la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e che faccio. La mia funzione è più in alto di tutto, anche di me stesso. Se volete, il punto di vista tipico delle classi amministrative, che soprasiedono la realtà sociale, non vi sono immersi. La motivazione psicologica dell'antilingua è la mancanza di un vero rapporto con la vita, ossia in fondo l'odio per se stessi. La lingua invece vive solo di un rapporto con la vita che diventa comunicazione, di una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa l'antilingua, l'italiano di chi non sa dire ho fatto, ma deve dire ho effettuato, la lingua viene uccisa. Pubblicato nel 65. Noi potremmo, come dire, seguire molti filoni di riflessione che non hanno neanche a che fare col tema del nostro piccolo seminario, però pensate soltanto che enorme tema di democrazia c'è nell'utilizzo del linguaggio in tutti i codici amministrativi pubblici, cioè quanto una scelta di questo tipo di codici linguistici non chiari intacca i processi della vita civile. Cioè quanto rispetto a tassi di alfabetizzazione che noi sappiamo sono comunque critici in Italia e purtroppo un tasso di analfabetismo di ritorno preoccupante, una massa di documentazione, di leggi, di normative scritte in questo tipo di linguaggio intaccano la percezione dello Stato, la percezione della funzione pubblica, in fondo la percezione dei beni comuni. Vi voglio leggere un ultimo piccolo straccio, questo è preso da un capolavoro assoluto forse uno dei più bei libri di impegno civico che siano stati scritti nel 1900, che è Lettera a una professoressa, credo che Don Milani non abbia bisogno di particolari presentazioni, quindi non spendo parole. Lettera a una professoressa, Pasolini lo definì veramente il più bel libro scritto nel 1900. Qui l'autore, che è un autore collettivo, cioè sono gli alunni della scuola di Barbiana, descrivono l'esperienza dell'esame di licenza media. A giugno del terzo anno di Barbiana mi presentai alla licenza media come privatista. Il tema fu «Parlano le carrozze ferroviarie». A Barbiana avevo imparato che le regole dello scrivere sono aver qualcosa di importante da dire e che sia utile a tutti o a molti. Sapere a chi si scrive. Raccogliere tutto quello che serve. Trovare una logica su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che non serve. Eliminare ogni parola che non usiamo parlando, non porsi limiti di tempo. Declinate queste regole, potrei alzare e andarmene perché in larga parte anticipano i temi che vorrei condividere con voi. Don Milani e la sua scuola, i suoi alunni, hanno trasformato il rigore morale in codice linguistico, cioè il rigore morale, tutto ciò per cui in quegli anni valeva la pena mettersi in marcia, l'hanno trasformato in modo di comunicare. E ci dicono una cosa, ci dicono che la nostra formazione linguistica è una formazione essenzialmente di carattere, e lo dico con apprezzamento, retorico, cioè abbiamo avuto una formazione essenzialmente al bel porgere, al bello scrivere, perché? Perché dovevamo appropriarci di una tradizione letteraria imponente, rinascimentale, ma non ha avuto come fulcro costruire capacità comunicative, capacità veicolare. Bene, mi interessava un pochettino fare una messa a fuoco della situazione in cui tutti siamo immersi, perché per noi italiani è più complicato, perché se qualcuno di voi scrive in inglese si accorge che a volte scrivere progetti in inglese risulta più semplice, perché l'inglese pone meno vincoli da questo punto di vista, è una lingua che ha una distanza inferiore tra la sua trasposizione scritta e l'oralità. Adesso vorrei fare un passaggio in più, cioè cercare di capire insieme di fatto che cos'è questo oggetto che chiamiamo testo. Per capire cos'è l'oggetto testo credo che dobbiamo retrocedere sui suoi costituenti fondamentali. Per capire cos'è un testo dobbiamo metterci d'accordo su cos'è un significato. Ora, su cosa sia un significato si sono combattute battaglie teoriche astrissime. Questa immagine che vedete un testo celebre negli studi di filosofia del linguaggio e di linguistica generale,
di semantica in particolare, e si intitola The Meaning of Meaning. Declina 200 diverse definizioni di ciò che è un significato. Perché? Perché il significato in realtà è una routine, è qualcosa di sfuggevole. Noi potremmo dire che il significato è il referente di una parola, ma il referente di una parola a sua volta è definito da altre parole. In realtà, ed è un'acquisizione ormai comune, abbastanza pacifica, forse uno dei prodotti fondamentali della riflessione del Novecento sul linguaggio, ci siamo messi d'accordo sul fatto che il significato è un prodotto storico e negoziale, cioè è il prodotto di una negoziazione tra coloro che parlano, è frutto di un'intesa, è frutto del fatto che qualcuno utilizza un codice con le stesse competenze con cui l'ho adottato io. Quando faccio un altro tipo di formazione, quando faccio formazione volontaria, mi diverto sempre a fare un gioco, che è il gioco della bottiglia. Funziona così: somministro un testo, un disegno astratto a una persona nascosta fuori dall'aula e gli chiedo di descrivere questo disegno, mentre gli altri che non vedono lui possono soltanto registrare il suo parlato, quindi non hanno possibilità di vedere il linguaggio gestuale, non possono vedere la mimica, non possono vedere quello che in linguistica si chiama la prossemica, no? Cioè l'utilizzo dei gesti, devono riprodurre questo disegno. Che cosa succede? Ovviamente succede che sulla base della somministrazione di un unico input, che è il parlato, la stringa fonica di colui che descrive il disegno, i disegni sono tutti diversi. Però non mi accontento, glielo faccio fare una seconda volta. Questa volta glielo faccio vedere mettendo di fronte la persona che parla, che quindi può gesticolare e soprattutto può rispondere a delle domande. Quindi può fare anche quello che in linguistica si chiama ricorso al metalinguaggio. Cioè mi metto d'accordo con te su che cosa significa quello che stai dicendo. Che intendi per casa? Ma questa casa la intendi schematizzata o la intendi tridimensionale, tipo casetta di mulino bianco? Questo è un tipico uso metalinguistico. E noi lo facciamo costantemente. Quando parliamo, costantemente costruiamo delle stipule del significato, costruiamo degli arbitrari in qualche modo. Beh, anche in questo secondo caso, ovviamente i disegni sono tutti diversi, cioè ognuno reagisce in modo abbastanza libero rispetto a un comune stimolo, ovviamente però si somigliano un pochettino di più. Ed è un modo per farvi ragionare sul fatto che l'interpretazione di un significato che noi pensiamo sia univoco, adesso ha tantissimo dire interpretazione anche con ambiti che qui non ci riguardano, è un prodotto relazionale, un prodotto storico. Non è vero che basta avere lo Zanichelli in comune per capirsi. Ciò che io faccio di un discorso è frutto di elaborazione di processi molto articolati, che hanno a che fare con la mia formazione, hanno a che fare con l'ambiente, hanno a che fare con le competenze. Ma qui siamo sulla banalità. Qual è la questione fondamentale quando prendiamo bene in mano? Vedete, quando parliamo siamo molto facilitati, perché il processo di disambiguazione, cioè il lavoro che in questo momento voi state facendo per strappare un senso qualunque a quello che io vi sto raccontando, in parte è facilitato dal fatto che mi vedete, mi articolo, tra poco mi potete fare delle domande. Quando io scrivo, mi sto mettendo in una condizione molto critica, un po', se volete, da messaggio in una bottiglia. Cioè sto infilando un testo, questo testo avrà una sua deriva che io non controllerò più. Qualcun altro dovrà fare qualcosa di quel significato, dovrà attribuirgli un senso. Dovrà, come nel Novecento si è acquisito, anche se si continua a parlare di codifica e decodifica, dovrà disambiguare, comprenderci. Non è tanto decodificare, le macchine decodificano e decodificano in modo digitale, univoco, meccanico, quindi con un margine di errore basso. Noi disambiguiamo. Disambiguare vuol dire che io prendo la calligrafia sua, che sta scrivendo, e incomprensibilmente riesco a capirla. Provate a farlo fare a uno scanner. Provate a chiedere a un programma OCR, cioè di riconoscimento testo, di interpretare le nostre calligrafie. Noi lavoriamo in modo ipotetico. Produciamo delle ipotesi continue e dei controlli. Beh,
Questo lavoro è facilitato sia dal profilo dell'enunciato, cioè da quello che vi sto dicendo, che dai profili, si dice in linguistica, sopra segmentali, quindi gesticolo, mimica facciale, prosodia. Il testo è una roba molto 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 più povera, cioè non c'ha tutto questo, c'ha un po' di punteggiatura. Fateci caso, oggi hanno grande successo gli emoticon, perché? Perché arricchiscono un pochino la debolezza estrema, la laconicità di un testo, e ci aiutano a decodificare, ci aiutano a volte, questo naturalmente sta indebolendo molto le nostre capacità di scrivere, perché affidiamo all'icona far capire al nostro destinatario se stiamo scherzando, se stiamo in una vera, se stiamo arrabbiati. Prima dovevamo farlo con repertori soltanto testuali. Ok, questo per metterci d'accordo su che cosa è un significato. Quindi un significato è un processo di negoziazione. Che cos'è un testo? Qui vediamo un vostro, sostanzialmente un vostro concittadino, anche se era di Alessandro, Umberto Eco, scomparso da poco. Umberto Eco è stato forse in Italia il padre della semiotica moderna e in qualche modo è stato un profondo innovatore degli studi semiotici. È Umberto Eco che ha segnato il passaggio, lui diceva, dalle semiotiche di prima generazione alle semiotiche di seconda generazione. Che cosa significa? Significa che fondamentalmente mette a fuoco che il modo in cui noi interpretiamo un testo, un enunciato linguistico, un codice di qualunque tipo, non è casuale, ci sono delle regole. Non è soltanto frutto di un arbitrio storico. Umberto Eco dice una cosa fondamentale, e richiamo soltanto questa. Dice che, prima un pochettino ve l'anticipavo, le nostre semantiche non sono fatte a dizionario, sono fatte a enciclopedia. Vi faccio un esempio, perché vi ricorda cosa intendete. Un esempio a poco suo. Se io dico, ho riportato il leone allo zoo, e se dico, ho riportato Pierino allo zoo, sto utilizzando dal punto di vista grammaticale sostantivi, verbi, praticamente che hanno la stessa funzione logica. Ma voi capite subito che c'è una storia dietro completamente diversa. Perché se io dico, ho riportato il bambino allo zoo, che film vi costruite dietro? Vi costruite il film di un bambino a cui piace molto lo zoo, piace molto vedere gli animali, che il papà o il parente o lo zio ha fatto contento e ha riportato a vedere, l'ha riportato un'altra volta in quel posto che ama tanto. Se io dico riportato il leone allo zoo, vi sto raccontando una storia diversa, vi sto raccontando la storia di un pericolo pubblico che qualcuno, o l'ACI o anestetici, con quel che serve, ha chiappato e riportato in gabbia, tutti salvi. Ora, il modo in cui noi interpretiamo questo testo è frutto del fatto che nella parola leone non c'è soltanto il significato da dizionario, mammifero, carnivoro, selvatico, eccetera, eccetera. C'è la storia, c'è l'insieme di tutte le storie possibili di ciò che un leone può fare. Ma perché io e te capiamo qual è il vero significato del ho riportato il leone allo zoo, bisogna che condividiamo, non parlo di dizionario, bisogna che condividiamo un'enciclopedia. Cioè una comprensione di come vanno le cose del mondo nella nostra rappresentazione. Guardate, è un passaggio fondamentale quello che vi voglio dire questo. Adesso tra un pochino capirete anche che cavolo c'entra tutto questo con la progettazione, ma è un passaggio necessario da fare. Perché? Perché quando io scrivo un testo, io faccio una scommessa sulla competenza e sull'enciclopedia del mio lettore. Io sto scommettendo che lui condivida con me un'enciclopedia di questo tipo, e se per esempio sto parlando con un tanzaniano che ha tutta un'altra esperienza della natura, dei leoni, banalità estrema, il rischio del fallimento nella comunicazione è molto alto. Perché? Perché condividiamo enciclopedie diverse, abbiamo rappresentazioni del mondo diverse. Dice Umberto Eco, scrivere un testo è fare fondamentalmente una scommessa sul fatto che il mio lettore empirico, cioè quello che leggerà quello che scrivo, corrisponde al mio lettore modello, cioè al lettore che ha quell'enciclopedia che io sto utilizzando. Che cos'è un testo? È un meccanismo pigro che qualcuno deve attualizzare. Quando io scrivo, io sto utilizzando degli artifici espressivi, scommettendo sul fatto che per qualcuno questi artifici li attualizzerà.
l'implementerà di significato, li attiverà. Il problema è che io non controllo il modo in cui li attiverà. Volete un esempio? I gialli. Quando io scrivo un romanzo giallo, in qualche modo deliberatamente provo a depistare i lettori, cioè provo a utilizzare delle enciclopedie che li portano a conclusioni sbagliate. Perché mi voglio giocare, tipico di Agatha Christie, il cupo di teatro, cioè l'effetto spiazzante finale. In quel caso io sto costruendo una strategia testuale tipicamente di spiazzamento, cioè sto facendo sì che chi legge interpreti in un certo modo, per potermi poi giocare l'effetto che dà piacere di lettura, che dà divertimento finale. Quando scrivo una poesia, o quando scrivo un testo estetico, scriverò un testo molto vago, rilassato. Perché? Perché proprio nella rosa dei significati possibili che ciascuno riempirà, che si produce l'effetto estetico. Quando scrivo testi di progetto mi trovo in una situazione completamente diversa. Mi trovo in una situazione in cui viceversa dovrò fare una scommessa più precisa possibile sulle strategie che il mio lettore adotterà. Cioè in fondo cosa dovrò augurarmi? Dovrò augurarmi che lui si muova interpretativamente come io mi sono mosso generativamente nello scrivere. Questa è la competenza fondamentale, cioè la competenza è saper ragionare sui nostri testi come se fosse una strategia, come se fosse una specie di partita a scacchi. Dicevo, il testo è un prodotto la cui sorta interpretativa deve far parte del proprio meccanismo generativo. L'autore prevederà un lettore modello, capace di cooperare all'interpretazione, muovendosi interpretativamente così come lui si è mosso generativamente, cioè capace di sempre fare le stesse mosse. Vi capita mai quando scrivete, chi di voi ha competenza, l'ha già fatto, si è trovato a scrivere testi formali, testi di progetto? Qual è la difficoltà più grossa che incontrate? Fare in modo che tutto ciò che mi sono... Fare in modo che tutto ciò che ho immaginato possa essere condensato in quelle poche pagine di progetto senza che poi si perda qualcosa per strada, perché tutto il costrutto che c'è dietro è 10, quello che riesco poi a condensare sarà 2, e non sono sicuro che chi lo legge riesca da quel 2 a ricavare il mio 10. Cioè quello che tu hai in mente normalmente è molto articolato, è molto più ampio e forse anche più complesso, e tu sai in realtà che stai implicitando una massa di informazioni del contesto sociale in cui devo intervenire, molto più ampio e più ricco della necessaria semplificazione che il tuo progetto è. Questo è quello che ciascuno di noi sperimenta. Oggi facciamo i conti anche con un altro aspetto, con un'altra costrizione, secondo me a volte anche un po' eccessiva ed esagerata. Avete visto che ormai c'è la tendenza comune a mettere delle restrizioni di campi nei formulari, soprattutto nei formulari online. In parte è utile, però mi sembra che a volte si esageri un pochino, e si esageri un pochino a beneficio del valutatore, cioè si fa un ragionamento quantitativo. Questo dovrà selezionare 1000 progetti, ogni progetto non deve essere più lungo di 2 pagine. Il problema è che ciò che in 2 pagine spesso vi posso raccontare di un mondo di vita è talmente povero che te poi mancheranno gli elementi di valutazione. Perché la natura delle cose è complessa. Quindi va bene i constraint, vanno bene i confini, vanno bene i limiti di testo, però dal mio punto di vista si sta un pochino esagerando. Si sta un pochino esagerando perché mi sembra che prevale un approccio autoreferente della valutazione, cioè una richiesta di progetti orientati alla loro valutazione, non orientati alla loro realizzazione. Ma va bene, questo è un passaggio, come dire, di commento di contesto. In ogni caso noi sappiamo che il nostro sforzo è di questo tipo qui, cioè dobbiamo implicitare una quantità enorme di informazione in un testo molto povero. Quando io scrivo della Tanzania, quando scrivo dei nostri progetti di riabilitazione su base comunitaria per bambini con disabilità,
il mio desiderio profondo sarebbe trasferire e condividere non soltanto dei contenuti cognitivi, logici, ma se volete anche un mondo emozionale, anche una comprensione, un valore che c'è dietro una comprensione delle cose, una visione del mondo. Fare tutto questo in un testo è complicatissimo, a volte anche un pochino frustrante, perché il testo mi costringe a oggettivare elementi difficilmente oggettivabili. Un testo mi costringe appunto a intersoggettivare. E quindi mi troverò sempre in questo delicato equilibrio tra sintesi e in qualche modo ampiezza, diffusione, ripetitività, ridondanza. Che cosa devo fare? Dovrò necessariamente scrivere in modo strategico, cioè, tra un pochettino proveremo a delineare qualche regola, non scrivere mai prima di aver chiarito molto bene i contenuti che voglio scrivere. Noi tendenzialmente scriviamo in presa diretta, cioè senza una riflessività. Chi di voi si è già accostato al tema della progettazione sociale sa che la progettazione sociale, prima di essere scrittura di progetto, è ideazione di progetto. Allora io comincerò a scrivere il progetto soltanto quando i contenuti fondamentali del mio intervento si saranno adeguatamente depositati e come dire, codificati, quando si saranno messi in trasparenza. E quello che sono sicuro che non è un tema nuovo, facciamo quando allestiamo i nostri quadri logici. Il quadro logico, oltre che uno strumento fondamentale di azione, di monitoraggio, è anche un potentissimo strumento di controllo testuale. Perché? Perché mi aiuta non a chiarirmi le idee scrivendo, ma a scrivere dopo che mi sono chiarito le idee, esattamente quello che voglio comunicare. Quindi, punto, esigenza di trovare un'adeguata mediazione, un compromesso nella sintesi che voglio fare. Esigenza di farlo in modo strategico, cioè partendo dal punto di vista del mio lettore, non dal punto di vista ideologico, anche se anche dire, la competenza ideologica conta, ma dal punto di vista delle competenze che il mio lettore spiegherà. Come tutti i mondi professionali, anche il mondo del sociale, e per alcuni versi devo dire anche fortunatamente, è una buona notizia, ha specializzato il proprio linguaggio. Meno male, è un linguaggio strano, un linguaggio che da qualche tempo in qua si va anche contaminando di tanti prestiti linguistici dall'inglese, eredita un pochettino del linguaggio manageriale. Fatto è che è un linguaggio che comincia a diventare tecnico. Ora, se io sto parlando del servizio sociale del mio comune, forse sono anche autorizzato a parlare di empowerment. Se sto parlando col segretario della Fondazione Forum Poli, prima di dare per inteso che empowerment femminile sia un contenuto condiviso e trasparente, ci penserei un attimo. Forse c'è bisogno di introdurre delle chiavi di comprensione comune, cioè dovrò allestire un'enciclopedia comune prima di spararmi che io faccia empowerment femminile quando mi chiedo qual è la tua metodologia o qual è il tuo obiettivo. Proviamo a vedere un pochettino di regole fondamentali che possiamo utilizzare quando facciamo la fatica della scrittura. La scrittura è una gran fatica. Mi sembra una fatica che facciamo, che respingiamo sempre di più, cioè sempre meno persone si assoggettano alla fatica dello scrivere. Sembra la fatica di Sisifo. Io mi accorgo che quando propongo a qualcuno di scrivere, se gli proponessi di zappare un ettaro di terra a mano, lo farei più felice. Non so perché, però mi sembra che un pochettino si è perso il piacere di scrivere. Scrivere è anche un piacere, è generativo scrivere. Noi dobbiamo imparare a scrivere in maniera generativa, ma anche controllata, riflessiva. Vediamo un pochettino, io ho provato soltanto a codificare un po' di regole elementari che mi sembrano importanti. Una, se volete, molto, molto ovvia: conoscere il più possibile il nostro lettore. Non è vero che esiste un testo di progetto buono per tutti gli usi. Un testo di progetto è un atto comunicativo.
Ed è un atto comunicativo molto particolare. Un importante filosofo del linguaggio, John Austin, distingueva gli atti linguistici, faceva un'affermazione innanzitutto, che parlare significa produrre, parlare, cioè produrre un atto linguistico, produrre un comunicato, significa voler modificare la realtà. Ogni volta che noi parliamo, non stiamo semplicemente facendo in modo un processo di scambio di bit informativi, stiamo provando a influenzare e produrre degli effetti pragmatici sulla realtà che ci circonda. In questo momento io sto tentando di produrre degli effetti meno sottocontrativi possibili, spero di attivare, di incuriosire, di in qualche modo influenzare il modo in cui voi intendete una certa pratica professionale. Austin distingueva gli atti illocutivi e perlocutivi. L'atto illocutivo è l'atto tipicamente in cui cerco di trasmettere l'informazione, l'atto perlocutivo è quello in cui cerco di trasformare, di influenzare, di produrre un effetto storico. Pensate alla preghiera di Bighe, un atto linguistico per un motivo, prova a rendere reale ciò che è intenzionato il linguaggio. Bene, quando noi scriviamo un progetto non stiamo trasmettendo delle informazioni neutre, noi stiamo provando oggettivamente a intenzionare, mettere in mirino un cambiamento della realtà che in quel momento abbiamo sott'occhio, e stiamo provando a far convergere sulla nostra visione delle cose un punto di vista estraneo. In questo caso mettiamo che la partita si gioca soltanto tra me e il mio collaboratore. Spesso non è così, spesso sempre più i progetti sono multilettura, cioè sono al centro di un partenariato, sono al centro di una rete. Però semplifichiamoci il modello per venire fuori più serenamente. Immaginiamo che tra me e il mio collaboratore ci sia solo un testo. Beh, quando io scrivo, di fatto sto provando a condizionarlo. Come dobbiamo muoverci? Dobbiamo renderci conto che scrivere al direttore della Caritas, scrivere alla Fondazione Dulbecco, scrivere a un ente pubblico, scrivere alla Commissione Europea, significa scrivere a soggetti diversi, cioè dobbiamo partire dall'assunto che la scrittura è un atto relazionale e quindi dovremo avere confidenza con i codici enciclopedici che i nostri lettori spiegano. Dove me ne vado a prendere queste informazioni? Come faccio a diventare intimo e confidente con i repertori enciclopedici che i nostri lettori utilizzeranno? Ci sono vari strumenti. Dobbiamo essere consapevoli anche di una cosa che prima vi anticipavo, cioè i nostri testi sono sottoposti anche a una codifica ideologica. Non dobbiamo scandalizzarci di questo. Una codifica ideologica religiosa, per esempio, nel nostro testo esiste se stiamo parlando con enti religiosi. Una codifica ideologica del nostro testo, stiamo parlando di soggetti politici di questo tipo, esiste, dobbiamo conoscerla, non tanto per essere camaleontici, ma per essere consapevoli, perché lì dove dovremmo fare un passaggio di specificazione in più lo facciamo. Quindi dovremmo scrivere, se parliamo a soggetti diversi, più volte i nostri testi, andandoci a attingere tutte le informazioni, dove e come. Mai scrivere una fondazione senza essere letti fino in fondo molto bene gli elementi formali e informali della visione della strategia della fondazione, per esempio. Cioè lo statuto me lo vado a leggere, l'atto costitutivo me lo leggo, il testo di vision me lo leggo, il testo di programmazione annual di guida me lo leggo molto bene. Devo cercare di capire qual è la conoscenza e la competenza sociale di quella fondazione e quali sono i punti determinanti, e devo un pochettino familiarizzarmi con il suo linguaggio, non necessariamente per emularlo, ma per saperlo evocare, per fare come quello scrittore che in un punto giusto del racconto sa scrivere c'era una volta. Se io nel testo a un certo punto introduco c'era una volta, sto introducendo una chiave, cioè sto dicendo guarda, d'ora in poi prendi a mo' di favola quello che ti sto raccontando, e nei nostri progetti ci sono chiavi. Poi sto dicendo, guarda, quello che ti sto dicendo in questo momento va letto in questi termini. È un modello, piuttosto che una sperimentazione. Secondo punto che mi sembra importante, prima ve l'ho accennato. Dobbiamo renderci conto che i nostri progetti appartengono, oltre che alla famiglia dei testi locutivi per locutivi,
apparteniamo a una famiglia di testi che sono i testi argomentativi, cioè in qualche modo il nostro è un testo che tende a giustificare l'intervento che vogliamo realizzare, a costruire le basi di giustificazione logica del nostro intervento, un po' un come voleva dimostrare, cioè dalle premesse che illuminiamo, che intersoggettiviamo, deve discendere che quello che vogliamo realizzare ha una sua giustificazione, ha una sua ragione d'essere. È chiaro che molto spesso ci troviamo in una situazione un po' complicata e paradossale, cioè siamo noi competenti nel nostro contesto di riferimento. Del quartiere di Borgata Finocchio a Roma, ne sono io operatore sociale, io operativo, io progettista, tendenzialmente il mio valutatore che sta a Torino non ne sa nulla, quindi mi trovo in una situazione difficile e imbarazzante, cioè devo trasferirgli contemporaneamente una valutazione, un'interpretazione e delle informazioni su quel contesto. Allora, che cosa potrò fare? Potrò cercare di utilizzare dei marcatori logici. Siccome il mio contesto è essenzialmente costruito su inferenze, sapete cos'è un'inferenza? Un passaggio è un se, allora, dato queste premesse, allora consegue che debba fare queste determinate cose. Bene, queste inferenze io proverò a, che sono un pochettino, se volete, la trama di quello che dico, scheletrato, proverò a marcarlo molto, in questo caso utilizzando repertori linguistici, cioè testo, ma non solo testo, dove posso, dove c'ho l'attitudine di scrivere, proverò un pochettino a arricchirlo il mio testo. Quindi potrò provare a utilizzare capitoli, paragrafi, sottoparagrafi. Guardate che abbiamo imparato a farlo tutti. Chi di voi ha lavorato un testo scientifico o semiscientifico, ma a me anche chi ha lavorato su una tesina o su una tesi, ha imparato che si parte da un capitolato, che si parte da uno schema. Cos'è uno schema? Uno schema è una struttura logica. Allora, la struttura logica che rende unitario il ragionamento che sto presentando, dobbiamo renderla percepibile. Come facciamo a renderla percepibile? La struttura del testo, cioè capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, io credo sia un aspetto molto importante. Vi faccio un esempio. Ovviamente voi sapete che un progetto vi chiederà più o meno sempre gli stessi contenuti, cioè vi chiederà analisi del bisogno, poi vi chiederà obiettivi, risultati, finalità, obiettivi, risultati, impatti, poi vi chiederà la metodologia di intervento, poi vi chiederà la UBS, anche se non la chiamerà UBS, arriverà l'attività del progetto, poi vi chiederà i costi, la valutazione, eccetera. Bene, allora io posso mettere in monoblocco tutti questi elementi, magari con una struttura elementare, soltanto per capitoli, o posso rendere un po' più articolato il ragionamento. Se mi interessa, come normalmente mi interessa, dimostrargli che gli obiettivi del mio intervento sono la contropartita logica del problema che ho riscontrato, allora proverò a fare paragrafi, come dire, simmetrici, il problema rilevato nel contesto di intervento, oppure i problemi, marcherò 1.1, 1.2 il problema 2, 1.3 il problema 3. Dispersione scolastica, consumo di sostanze, carenza delle reti genitoriali, delle reti parentali. Quando andrò a marcare gli obiettivi, cercherò di essere ridondante. Quindi, obiettivo 1, ridurre la dispersione scolastica. Obiettivo 2, mitigare, contenere il consumo di sostanze, rendere, rinforzare le reti parentali. Struttura. E questo è un primo metodo. Un secondo metodo, dove ce lo lasciano fare naturalmente, dove non ci fanno compilare format online, è utilizzare con sobrietà naturalmente, però anche schemi, diagrammi. Io consiglio molto di imparare a familiarizzarsi, perché sempre più si utilizzano, con gli strumenti banalmente degli applicativi di scrittura, sto cercando modo per non dire Word, però insomma gli strumenti di compilazione dei testi, ormai ci sono molti strumenti di diagrammi. Saperli usare con proprietà è un modo per enfatizzare quello che noi vogliamo enfatizzare. Che cosa ci interessa enfatizzare in un progetto?
contenuti ma anche forma. Ci interessa enfatizzare il nostro è un progetto che ha una sua coerenza, ha una sua ragione d'essere. I diagrammi servono fondamentalmente a questo, cioè a dimostrare che c'è un scheletrato. Quindi per esempio potrò utilizzare uno schema a conclusione del mio capitolo su obiettivi, risultati e attività, potrò fare uno schema di sinossi. Il problema è rilevato nel contesto, gli obiettivi e i risultati che voglio ottenere. Potrò utilizzare il diagramma circolare, potrò utilizzare il diagramma radiale, ce ne sono molti. Alleniamoci un pochettino a pensare anche attraverso immagini. Regola numero 3, economia nell'esposizione. Che risolve? Dico? Certamente. Ok. Sempre più il tempo è una risorsa scarsa. Chi ci costringe a esprimere in 2000 battute lo scibile umano, evidentemente ha un problema enorme di risorse scarse. Cioè non è vero soltanto che ci chiede di essere sintetici per migliorare l'efficacia del nostro ragionamento, ha un problema di tempo scarso. Voi sapete che una delle grandi criticità nel nostro paese, nei processi decisionali del nostro paese, sono le poche persone immesse nei processi decisionali. Sembra un paradosso, ma è così. Io lo vedo molto nel mondo dell'erogazione della filantropia istituzionale privata. Cioè le fondazioni, per alcuni versi, con ragioni anche nobili, investono poco in staff, hanno staff piuttosto fragili, investono moltissimo, cioè fatto 100 il loro budget annuale, cercano il 95 di utilizzarlo come budget erogativo, cioè trasferire progetti. Si tengono poco per sostenere staff interni. Ma questo non è vero soltanto delle fondazioni private. Anche alcune strutture pubbliche sono così. Poi magari sono elefantiache in altri ambiti. Ma nel settore della valutazione spesso allocano risorse basse. Cioè tu fai programmazione pubblica di un bando e metti una commissione fatta di 3 persone che dovrà valutare 1000 progetti, tu saprai che avrai tempi molto lunghi di istruttoria e avrai oggettivamente dei vincoli, cioè sarai costretto a dire che ti servono progetti di 2 pagine. Progetti di 2 pagine sono progetti che pongono problemi piuttosto seri, nel senso che riesco di scrivere male, con delle ricadute anche poi sulla qualità del mio intervento. Ma lasciamo perdere. Ripartiamo dal fatto che le risorse di attenzione a cui possiamo fare appello sono scarse, è un dato da cui partire, è un dato di constatazione. Che cosa dobbiamo fare? Dov'è che soprattutto si condensa il punto di vista del nostro lettore, che in questo caso è il valutatore? Dov'è che in un bando tipicamente si condensa il punto di vista dell'enciclopedia, il modo in cui il nostro lettore leggerà il progetto? Nei mesi di attenzione. Ovviamente c'è una parte vitale, ormai è prassi comune, deve essere sempre resa esplicita da chi pubblico e privato lo strumento finanziario che può essere applicato per progetti eccetera, e prassi comune che deve esplicitare i propri criteri di valutazione. Ora, i criteri di valutazione dobbiamo pensare che sono come le lenti, come gli occhiali attraverso cui il nostro lettore leggerà quello che scriviamo. Allora cerchiamo, se possibile, di guidargli occhio e mano, cioè debba fare una fatica improba per andare a reperire o addirittura utilizzare strumenti meta per ottenere le informazioni che lui occorrono. Facciamo in modo che l'attribuzione di punteggi sia un processo, non dico meccanico, ma molto fluido. Se il nostro progetto, fortunatamente l'hanno fatta un po' fine questa storia di mettere trasferibilità del modello poco a volte. Ma se il mio bando mi dice che il progetto ha 3 punti per la trasferibilità del modello, invece che aspettare che il valutatore vada a ricavare attraverso un lavoro interpretativo, meno interpretativo da ciò che scrivo, cercherò di introdurlo o come paragrafo, se non ho un formulario, oppure cercherò di usare dei marcatori semantici, cioè delle parole chiave. Tipicamente potrò farlo quando descrivo la tipologia del mio intervento. Dirò, o faccio proprio un blocco di attività, pensate che il campo di valutazione sia la possibilità del modello. Se capisco che il mio valutatore è interessato a vedere se quello che sto sperimentando è
trasferibili in altri contesti, allora io lo trasferibilità lo farò diventare un'azione del progetto. Cioè, per esempio, trasferibilità del modello, perché un modello se trasferibile bisogna, direbbe la Palisse, che sia un modello, che cioè sia modificato, che a conclusione del progetto ci sia una sua precipitazione in qualcosa, un documento, che possa essere intersoggettivato con altri. Se io voglio far capire, sapete che noi nel terzo lettore abbiamo un mantra, un vero Vangelo che è quando è Sant'Exupéry, che dice che l'essenziale è invisibile agli occhi. Ecco, noi dobbiamo stare profondamente convinti che l'essenziale è invisibile agli occhi, ma contemporaneamente cercare di strappare all'ineffabile il più possibile, rendere il più possibile fabile quello che facciamo, anche soggettivarlo. Io l'altro giorno stavo in una comunità, stavo facendo valutazione, a un certo punto è arrivato il Papa, dopo 2 ore. È un posto veramente particolare, loro hanno fatto uno sforzo per intersoggettivare quello che fanno, no? A questo punto, se la trasferibilità del modello è un elemento qualificante della valutazione, ne farò un blocco d'attività. E questo per qualunque altro elemento della valutazione. Se nella valutazione la innovazione è un elemento qualificante, o definirò un parametro dell'innovazione, che non vuol dire che mi arrampico sugli specchi, ma cerco di distillare rispetto ad altri modelli di intervento in che senso il mio intervento ha dei tratti differenziali e distintivi, e così via. Da un certo punto di vista io cercherò di costruire, prima di buttare a scrivere, un capitolato a matrice sulla struttura di valutazione che verrà applicata. Qui è il punto in cui cerchiamo il più possibile incontro, sodalizio dal punto di vista di chi ci valuta. Ovviamente con discrezione, cioè non dobbiamo neppure dimenticarci che poi il nostro progetto, oltre che essere compiacente e seduttivo, deve essere soprattutto un progetto realizzabile. Quindi non deve essere soltanto orientato a sedurre, deve essere orientato a informare in modo consapevole, cosciente che chi legge ha dei punti di interesse. Regola numero 4. Scriviamo sempre quando ci siamo per le idee, non scriviamo perché ci le idee. Guardate che è una sottile tentazione, perché la scrittura è una potentissima tecnica di oggettivazione del pensiero. La scrittura è un esercizio quasi terapeutico. Forse questo è il profondo piacere della scrittura. È una potente tecnica di soggettivazione, di oggettivazione del nostro sé. Perché ci piace produrre testi, film, perché in qualche modo riusciamo a incarnare tutto ciò che crediamo, viviamo, pensiamo. Bene, bellissimo. Teniamo conto però che il testo di progetto è un testo riflessivo, cioè molto controllato. Non è un testo a flusso di coscienza. Il flusso di coscienza va bene in altre famiglie di testi. Quando scriviamo un testo di progetto dobbiamo essere estremamente controllati. Non è semplice. Croce addirittura diceva che l'intuizione e l'espressione sono due momenti inseparabili, cioè capisco soltanto il momento in cui esprimo e esprimo soltanto ciò che intuisco. Non è semplice, cioè è vero che c'è qualcosa di circolare, è vero che è un progetto, forse lo capisco in fondo soltanto quando lo oggettivo. Il problema è che ho tanti livelli di oggettivazione diversi. Buttarsi a scrivere il formulario non deve essere il lavoro del progettista, questo veramente ci tengo a condividerlo con voi. È un metodo in qualche modo concludente e non ci accontentiamo di dire ah ma io cavolo non ho soltanto 2 giorni per scrivere il progetto, perché a fare un po' di viazione progettuale ci vuole un'ora e mezza, 2 ore, 3 se c'è un gruppo di operatori, un'equipe esperta che mi sostiene. Io per esempio ultimamente ho preso un po' questo pezzo, anche questo malvezzo, cioè prima di scrivere progetti faccio schematologici, poi faccio delle diapositive, faccio delle slide buttate giù a schizzo da condividere con gli altri e soltanto alla fine scrivo il progetto. Questo mi aiuta molto perché ho passaggi successivi di oggettivazione. Adesso un testo di oggettivazione è sempre più efficace.
Se io lavoro così, cioè capisco che l'argomento della stesura del documento finale è appunto il punto terminale del mio lavoro, che cosa succede? Succede che sono molto facilitato, se devo scrivere al mio partner con cui condividerò l'intervento, devo scrivere alla diocesi, devo scrivere alla fondazione, a generare testi anche leggermente diversi dal mio lavoro, per più, come dire, lettori sensibili, perché ho una matrice unitaria di reazione. Questo veramente è un elemento, io credo, anche di valore, perché altrimenti ci sarà sempre qualcosa di incontrollato e improvvisato. Ricordiamoci che quello che noi stiamo scrivendo non è letteratura, sono prassi che poi andranno a realizzare e che avranno ricadute. Avranno costi, avranno ricadute, potranno declinare risultati, successi, a volte anche sprechi. Quindi la nostra penna deve essere controllata, se volete, anche da un senso di riservo per... A parte che molto spesso non scriviamo per noi e di noi, stiamo scrivendo della vita e del lavoro di altre persone. Basterebbe questo, averci controllato quello che scriviamo. Ma attraverso quell'esercizio poi passeranno decisioni pubbliche, decisioni private, ricadute sui contesti. Quindi capite che è un momento abbastanza importante, cioè da non precipitare, su cui esercitare il controllo. Io oggi di quadro logico, Federico, non parlo perché lo do per assolato, ma il momento di redazione progettuale non è la scrittura, è lo sviluppo di quadro logico. E l'ultima regola. Questa regola io l'ho trovata in realtà in Tullio De Mauro, che la richiama in un libro molto bello, che è molto meglio di come ho fatto io, richiamo dei punti di principio e forse anche di etica del linguaggio, un libro che vi consiglio che si chiama Capire le parole, che in realtà è una raccolta di saggi. E nella regola bullata, che è la regola che Francesco vide finalmente approvata da Onorio, c'è questa norma. Ammonisco dei sotto infine fratelli che nella predicazione le loro parole sono controllate a casa e tornino ad utilità e ad edificazione del popolo. E questo sia fatto concisamente, già che concisa fu la parola del Signore su questa terra. Non so se sono stato un esempio di concisione. Che ore sono? 8:15. Abbastanza, tutto sommato, siamo abbastanza nei reati. Però c'è qualcosa di importante nel fatto che le nostre case. Non sempre la scrittura progettuale è una scrittura casta. Che vuol dire casta? Vuol dire in cui non c'è un retropensiero strumentale. Non so come dire. Noi rischiamo di avere una torsione un po' commerciale, come scriviamo. A volte perfino indispensabile. Ma nella nostra scrittura qualcosa di questo retropensiero, di questa non perfetta congruenza tra il sentire, il percepito, la visione della nostra organizzazione, ciò che scriviamo, io credo che in qualche modo si percepisca. Io sono sempre più convinto che un buon progettista può essere uno straordinario consulente se aiuta le persone a mettere in forma le proprie visioni sociali, i propri agiti sociali, anche le proprie competenze. Difficilmente però il progettista può essere un soggetto esterno, cioè la progettazione sociale è il cuore pulsante e quella cinghia di trasmissione tra missione ideale e processo storico in realtà. Un'organizzazione che delega all'esterno la progettazione a me preoccupa un pochino, perché la missione si declina, si storicizza attraverso il progetto. Se questo è vero, allora i nostri progetti sono casti, cioè hanno una scrittura casta, congruente con le visioni, con le intenzioni. Veramente, in questo caso, indipendentemente un po' al di là dell'inevitabile carattere soggettivo che hanno le missioni e le visioni di un'organizzazione, il modo in cui intende la cooperazione una grande ONG senza fare nomi è diverso dal modo in cui la intende un'altra. E lo si vede dagli auto pubblici, lo si vede dal tipo di comunicazione sociale che fanno. Quello che non funziona è quando c'è una scollatura tra la comunicazione pubblica e il vissuto, la struttura di valori, la missione dell'organizzazione. Io credo che questa responsabilità linguistica testuale il progetto la eserciti e sia fatto concisamente.
Va bene, allora io mi placerei un secondo e viceversa vi lascio un pochettino parola a voi. Vediamo un pochettino se abbiamo anche dunque domande, non ne vedo delle dal remoto, vedo una mano alzata, aspetta, vediamo un pochettino chi è. Chi aveva alzato la mano?